Mai detto. È una domanda che ci facciamo un po' tutti, eh? Cioè, chi l'avrebbe mai detto? La risposta è difficile, sai. Però sai che secondo me, a giudicare dall'espressione di questa, sa qualcosa, sì. Che cosa è successo? Ti ho perso. Ma com'è possibile? Nel 2017, guarda che hanno fatto il Tom Tom, cioè da qualche anno Mi pure. parli di nuove conquiste? Lascia perdere che è un periodo proprio che non ti immagini, cioè, periodo di merda. Voglio chiederti solo tu come stai. Ah, e mo' volevi subito, senza che ci giravi intorno. Un po' una merda, effettivamente, non so se si sente. Ok, non mi basta, lo so che hai. E allora che me l'hai chiesto a fare, se già lo sai? Mille cose nella testa che si oppongono tra noi. No, 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 aspetta. Intanto mi spieghi cos'è quell'occhiolino? Guarda che mi stai a confondere con un'altra persona, non sono Sespo, eh. Sono sicuro che lui potrebbe essere interessato, quindi mo glielo dico, aspetta, eh. No, niente, qua c'è una persona che te vuole conoscere, mi sa. Sì, è tipo la parodia di Alvaro Soler. Tu come stai? Il Una merda. Ah no, scusa, mi ero fatto prendere la mano. tuo nome ricorda l'America. Dici? Boh, pure a me mi sembra così italiano. Federico. Se scoprono sempre cose nuove, Ora siediti, non andare via, non andare via. Cosa vuoi che sia, sia? È vero, abbiamo fatto sesso a San Francisco. È stato bello, ma fa lo stesso. no, che fa lo stesso? Cioè, a parte il fatto adesso ti siedi tu con calma, ne parliamo perché io sta cosa non me la ricordo. Non abbiamo mai saputo gestire, lasciarli morire, non ha funzionato, tu sai. Se potessi fare in modo di tornare a quel 21 dicembre, ti direi buonanotte. Vedi che c'era un problema di fondo? L'avevo capito. Che poi oggi te lasciano pure per cose meno gravi, eh. Ferma a non spogliarti, ferma a non spogliarti. No, a parte che io da qua non mi muovo. E poi ferma a chi che so più maschio di te? Vedi questo? Chi lo conosce, offende pure, fammi dannare, va. Ale, ale, ale. Digli alla parodia di sto Alvaro Soler che so già impegnato con la parodia di Rosario Muniz. Oh, sai com'è, no? A me ovviamente mi piace il maschio quello vero, il maschio quello buono.